Non è stato soltanto il caso a portare Merry e Pipino nella foresta di Fangorn. Cosa che ha detto? Merry e Pipino? Merry e Pipino, sì, Merry Christmas. Perché c'era piccolino. E Merry Christmas. L'albero sta parlando. It's happy. Albero? Io non sono un albero. Ma dai, quello l'avevo capito. Lui da quando è che gli alberi hanno le gambe? Infatti. Non siamo più coinvolti nelle guerre fra uomini e maghi da moltissimo tempo. Ma ora sta per accadere una cosa che non accadeva da un'era. Esagerato. Gli Ents andranno in guerra. Venite, amici miei. L'ultima marcia degli Ents. Adesso ti fanno il culo, Saruman. Ora, gli eventi messi in moto al fosso di Helm volgono al termine. Isengard deve essere mondata. Spacchiamo il culo! E nell'ombra degli alberi di Fangor, gli Uruk-hai di Saruman non troveranno rifugio. Già, perché gli alberi vi fanno il culo. Però che figo, però, per quei il tempi, passare dal film al videogioco, guarda che è impressionante, sì. Comunque vi stavo dicendo nel video prima, ragazzi, abbiamo tutto al massimo, come potete vedere, perché questo sta qua, ragazzi, è soltanto, c'è un ritorno al passato, il gameplay è quello che conta, non conta tanto il potenziamento, quelle cose lì, perché sinceramente a me non me ne è mai fregato nulla di far vedere come si potenzia questo e quell'altro, quello lo fate voi da soli, capito? Io non faccio le videoguide. Sì, diciamo che lo facciamo più così tanto. Sì, io, tanto no, io carico il video perché voglio un po', cioè, divertir la gente. Appunto, quindi come nei video, come in Dead Space, che non farebbe ridere nessuno. Io con i miei commenti faccio ridere la gente, dai. Un po' di comicità che ci sta sempre. Quello è vero, quella è una cosa. Allora, io so Gandalf e te sei Legolas. Sai che io il Signore Anelli non lo vedo più da quando avevo 5 anni. Dimmi chi eri, fammi vedere. E la Gandalf è il bianco. Ok. E te sei l'orecchia punta. Ma perché se per gli sfigati mi fai fare? Ma chi? Legolas? Ma vai, è un grande Legolas. Vabbè. C'ha le orecchie a punta perché sta sempre lì con la carta vetrata ad appuntirle. Con la carta vetrata e allora... Arrivano! Io mi occupo di questo. Ale, flagello di Sauron. E io sto spaccando il culo a questo qua di fianco. Guarda. Io l'ho spaccato il culo a due. Sì, ma quanto sei gradasso, figa. Mi hai di strada da fare per eguagliarmi. Ecco perché mi hai fatto fare questo qua. Mi spaga più il culo quello bianco che quello nero. E lancio delle frecce infuocate o cosa cacchio sono. Frecce con le neon. Frecce al neon. Frecce al neon, appunto. Questi li sistemo io. Onda energetica. Oh, mi rubi il lavoro. Me l'ha insegnato Goku questa. Ha un'aura potentissima. Oio! Che craniata! Mi fa male a me la testa, figlio. Saruman, gli alberi di Fangor si sono risvegliati. I viticci lottano, le radici squartano tutto ciò che resta del tuo orgoglio. Finisco io il doppiaggio, Gandalf, lo dico. Ma cos'è successo? È saltato l'audio? No, perché ho usato il potere, allora... Si è... Adesso sì. Cioè, guardate io come lancio le frecce a neon. Costano, occhio. Costano ognuna 20 euro. Però. Allora, una cosa, occhio ai piedi. Quali? Ah, ok. Non ho appena capito. Ah! Così mi schiacciavo, stronzo. Sì, come e un ramoscello. Attento, dietro di te. Dov'è? Attento, l'albero. Ah! Vattene! Che cacchio, dammi un secondo. Ma cos'è questo? Il multiplayer? Sì. Ah, ok, figo. Ma offline. Scusate ragazzi se non lo so, ma come ho detto il primo gameplay non sapevo, visto che lo stiamo registrando in playback. Sì, infatti mi sta menando. No, aia. No, aia. Oh. Aia, mi ha tirato una pedata in culo. Ho notato, voi sei volato. Schiacciata. Cioè, ma poi come fai a non accorgerti che è multiplayer? Ci sono due giocatori. Sai che io e PlayStation anche io ci ho giocato molto. Ho giocato solo con la PSP. No, ancora, no, aiuto! Au! Aia. Che palle! Aia! Io continuo a scappare, cioè, mi frega il cazzo, cioè, piuttosto mi faccio uccidere. Ma quindi questo gioco si poteva anche giocare in multiplayer, quantomeno? Davvero?
Soltanto che non è a schermo condiviso, ma la telecamera funziona per tutti e due. Uno non può andare dove vuole. La telecamera è divisa in due parti. Cioè giocatore 1, giocatore 2. Ah, proprio come i vecchi videogiochi, che viene diviso in due lo schermo. Non che viene diviso in due lo schermo. Lo schermo è unico, ma la telecamera viene divisa in due parti. La visione della telecamera. Metà c'è nel giocatore 1, metà nel giocatore 2. Se il giocatore 2 va da una parte, ha un certo limite. Ah, quindi non può uscire, diciamo, dal limite dello schermo. Sì, non può uscire a meno che non viene il giocatore 1. Sì, ovvio. Infatti, aia, ma porco brutto orchetto del cavolo. Allora dobbiamo fare tipo il nuoto sincronizzato. Sì. E non muore, muori. Siamo a Isengard. Arriviamo, Saruman. Saruman, è arrivato il momento della tua deposizione. Saruman, digievolve. Cazzo c'è? Non lo so. Boom baby, un altro boom baby c'è stato. Adesso c'è il remix dei boom. Boom 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 baby. Ecco. Oh madonna, occhio che ci scaglia le frecce. Dove? Io non vedevo, cazzo. Vedi la telecamera com'è? Eh sì, è una stronzata. Ecco, una cosa che odio di sti giochi è che c'è un limite dello schermo. Cioè, è un po' stupida. Sì, vorresti che fosse a schermo di video. Almeno puoi andare dove cazzo vuoi. Cioè, no. Così dobbiamo andare sincronizzati praticamente. Cacchio, sono già al giallo, porca miseria. Ale, aia. Aia. Oh, un po' di vita. Esatto, tu sei l'unico che la sta perdendo. Io come sempre scappo. Oh cazzo, ancora. Tan, hai visto? Stavolta sono andato io avanti perché tu sei troppo lento. C'è un vecchio. E infatti, ma vai allo spizio. C'ho una certa età. Appunto. C'ho almeno 300 anni. Che bello, figa. Chissà quante volte è trombato. Arrivano. E dai. Dai vecchietto, mando prima avanti i vecchietti, così se lo perdiamo non c'è problema. Sì, Legolas, non è che anche te sei tanto giovane, ricordi che sei un elfo. E vabbè. Sono pure gobbo se per quello, mi sa. Sono pure gobbo, ho detto. Tipo, allora la madre di tutti gli urli. Ah, questo di sottofondo è un urlo. Io pensavo che era farci la parte della morte. Abbiamo un Hulk qua. Che ha preso fuoco. Aiutiamolo. Oh oh. Giù le mani dal mio amico. Ah, ma quindi gli alberi sono con noi. Ma va? Allora scusa, perché? Scusate ragazzi. Ma perché prima allora ci volevano schiacciare? Ah, non è che ci volevano schiacciare, perché per loro siamo neutrali per loro. Ah, ok. Cioè loro non stanno da una. Cioè loro vogliono fare il culo agli orchi, sono dalla nostra parte, però. Ma dai, illuminati come una lampadina, ti muovi? Adesso stai giocando col bastone, però non è giusto. Io sto continuando a lanciare le mie frecce. Non sai dove te lo metto il bastone? No, dai che dopo gli piace al mio personaggio. No, nel naso, nel sedere no, perché ti piace. Appunto. Sta uscendo un po' d'acqua, abbiamo una perdita d'acqua, eh. Chiamate un idraulico. E botta la giusta diga, forza. Vabbè, io intanto lancio frecce a cazzo di cane fin quando. Ecco qua, vedi, continuo a lanciarlo. Tanto per. Nessuno prosegue. Voi non potete passare. Dove cazzo vai te? Io volevo liberare il Kraken, però va bene. Allora Saruman, c'era venuta in mente un'idea della Madonna. Vedendo la forma tonda della tua torre, della tua casa, vediamo che anche con le fosse fa una bella piscina. Noi abbiamo pensato, guarda, vedi la forma rotonda? Sì. Noi abbiamo pensato di farci una bella piscina con tutta l'acqua della diga, sai? Inviti anche il tuo amico Sauron, così gli lecchi un po' il culo, visto che fai tanto un po' lecchino con lui. Ecco, vedi, guarda che magnifico, che bello. Ma che ci bello. Nuotano gli ente, ci nuotano anche i tuoi amici orchetti. Ecco, così sono. Ma che bella. Cose. Guarda, non ti guarda io come son bello. Ah, no, aspetta, che pirla, aspetta, quello era un altro personaggio. Un'ultima cosa, Saruman, non dovevi sfidare i Maltrim Sam. Oh cazzo, adesso Saruman dice perché li ho sfidati. Perché io ho sbagliato, Figaro? Ho sbagliato personaggio io invece. Eh beh, sono uguali ormai. Vabbè. Allora, i potenziamenti ci vediamo alla prossima parte.